benvenuti a questo nuovo incontro di Potenziacce. Oggi affrontiamo il tema delle acque. Perché il tema delle acque? Per il Pordenone, da molti punti di vista, è strettamente connessa con questa tematicità. In primis perché siamo circondati e attraversati da corsi d'acqua che caratterizzano il nostro territorio, e ne hanno anche determinato in maniera preponderante lo sviluppo e la storia, e quindi fanno strettamente parte di quello che è lo sviluppo e la crescita che Pordenone ha avuto nel suo sviluppo, nella sua storia. Poi abbiamo acque che ci condizionano nel nostro percorso, in falda anche molto vicine alla superficie, in laghi e via dicendo. Quindi l'acqua sicuramente è un tema con cui confrontarsi. È un tema che però nella storia ha avuto un'evoluzione come percezione della nostra comunità. Mentre alla fine dell'Ottocento, metà del Novecento, era la fonte di approvvigionamento energetico, dagli anni 60 in poi, con l'industrializzazione e quindi anche con l'uso di altre forme di approvvigionamento energetico, è diventata più che altro un problema. La nostra urbanistica stessa lo dimostra, abbiamo perso i segni all'interno della città che la caratterizzavano, sono state fatte scelte che hanno portato alla turbinatura delle rogge, che hanno portato a vedere l'acqua più come un problema che come una risorsa del nostro territorio. Oggi quello che noi stiamo cercando di fare invece è di riguardare questo elemento come una ricchezza per il nostro territorio, ricchezza ambientale, ricchezza energetica, ricchezza della nostra storia, perché su di essa, guarda caso, si strutturano tanti di quei servizi, di quelle attività che caratterizzano la vivacità della nostra città, che sarebbe un peccato non riuscire a valorizzarlo ulteriormente. Per far questo abbiamo chiamato oggi come relatori due professionisti che ci addentreranno e ci condurranno nella lettura, da un lato, di quella che era la storia, ma anche la potenzialità che l'acqua ha per la nostra città. E quindi avremo il primo intervento del dottor Ragogna, che è giornalista e scrittore, e che in più momenti ha affermato e ha sostanziato l'importanza dell'elemento acqua per l'identità di Pordenone. E successivamente l'architetto Tessadori, che invece ci presenterà delle suggestioni di lettura del nostro tessuto di servizi e storico relativamente al rapporto con l'acqua, dando degli spunti che verranno poi sviluppati dall'architetto Giuliani, che è il redattore del piano regolatore, e che ci mostrerà come l'acqua entra nello strumento nuovo urbanistico. Vi ringrazio della presenza e passo subito la parola al dottor Ragogna.